Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Oggi Marco abbiamo il pack. Siamo riusciti a prendere praticamente tutte tranne una. E deve ancora uscire due, vabbè, comunque. Deve ancora uscire la Tokyo. Nel momento in cui stiamo registrando il video, speriamo di prenderla. Ma siamo riusciti a prenderle tutte del pack on air, tranne la più bella forse. Però vabbè, la Shanghai, a parte quello. Però tutte le altre abbiamo qui e le unboxiamo per voi. Ci manca la Shanghai, pam, che vedete qui in, in video. E però facciamo l'unboxing delle altre, giusto per voi, così le vedete. Iniziamo dalla prima, iniziamo oggi dalla Air Max 97 OAGS, che devo andare a verificare qual è perché, ok. Allora, questa è molto bella ragazzi, è una delle mie due preferite del pack. Stiamo parlando della Seoul, Air Max 97 Seoul, Neon Seoul, e molto figa. Andiamo a vedere l'unboxing, vediamo cosa troviamo nella scatola, un fit review, un po' tutto, come al solito. Via! Sbam ragazzi, eccole qua. Partiamo dal dire che la silhouette, quella del 190, delle 97, quindi sicuramente molto molto figa. Colori e materiali secondo me molto azzeccati. Adesso vi dico anche il perché, secondo me. Vengono tutte ragazzi, tutte con una card interna. In questo caso abbiamo questa card con il simbolo della Corea, scritta Nike e un piccolo immaginina delle Space Invaders, non so se si vede. Videogioco fighissimo, che se non conoscete non vi parlo più. Vediamo innanzitutto le differenze. Differenze da una all'altra: abbiamo che su una linguetta abbiamo il logo, lo swoosh Nike, e sull'altra abbiamo la scritta Seoul. Andiamo a vedere nel dettaglio. Abbiamo il top delle 97, interamente in nero, questo viene pelle. Questo swoosh che arriva un po' alla parte bassa, diciamo, del pattern, in plastica. Tutta questa parte qua in mesh, molto, questa qui bianca, che non, in realtà non è bianco, ma è quasi un argento. Un'altra striscia in plastica blu, di plastica sempre, questa parte qua in alto rossa. Lacci neri e bianchi tondi, linguetta in mesh, l'interno la scritta Seoul da una parte e dall'altra parte invece abbiamo lo swoosh della Nike. Midsole color unit visibile, pull tab posteriore con la scritta Air Max in nero su nero e dall'altra parte una scritta in coreano che non so cosa voglia dire. Se lo sapete fatecelo sapere. E outsole classica delle 97. Colorway bellissima, perché questi colori al neon, che vi dico sono più al neon, sembrano più al neon che in videocamera o che in foto, poppano molto di più, stanno benissimo e sono molto in contrasto con questo nero, quindi risaltano ancora di più. Scarpa veramente figa, molto molto bella. Price point Marco 181 euro, e se le trovate, RSL non è altissimo, per cui l'hype attorno a queste scarpe non è altissimo, RSL più o meno siamo lì, quindi non le trovate a prezzi stratosferici se interessati. Molto molto belle, piacciono molto. Come calzata ragazzi, andate sulla vostra taglia. Io ho preso un 9 US, sono un 9 US, calzano giuste, sono perfette. Tu Marco cosa ne pensi, ti piacciono? Sono fighissime, sono veramente belle, molto più belle dal vivo che in foto o in video ragazzi, ve lo dico. Quindi prendete con le pinze un po' quello che vedete, perché dal vivo risaltano molto di più. Molto molto belle. Le butto ai piedi, vi faccio vedere come stanno, così mi dite anche la vostra qua sotto nei commenti. Link Instagram, Facebook, Telegram, tutti i nostri social sono qui sotto. Ci vediamo alla prossima puntata con un altro unboxing del pack on air. Ciao ragazzi. Ciao. The freshest princes in your presence, the uniform on backwards.